Secondo te cosa è successo? Dal secondo tempo di Vallo, un Bertone scintillante, meraviglioso, sotto il 2-0, ribalta la partita, non ribalta, pareggia la partita. E oggi invece non abbiamo fatto una grande partita, anche se c'è l'attenuante, c'è da dire che loro hanno fatto un tiro, un gol, si sono difesi per 95 minuti, però questo è il calcio. Beh, penso sia stata una partita un po' stregata, comunque abbiamo creato tanto, abbiamo creato tante situazioni e non eravamo probabilmente lucidi come altre volte e abbiamo sentito magari i carichi di lavoro di tre partite, delle due partite che abbiamo avuto appunto molto impegnative in settimana, sia domenica che mercoledì, e quindi niente, purtroppo non siamo riusciti a portare quello che volevamo a casa e è un dispiacere perché rispetto magari a mercoledì questi sono più due punti persi che hanno guadagnato. Da dove io guardavo la partita, comunque il gol di Olbia di destro era regolare, l'arbitro ha fischiato fuori gioco, ci ha annullato il gol che secondo me era valido, però sì, mi hanno detto non ti puoi attaccare a un episodio, però è un episodio determinante secondo me. Gli episodi fanno sempre parte della partita, ce l'hai sempre. Tu eri già in campo quando abbiamo fatto il campo, sì. Secondo te come l'hai visto? Da come l'ho visto, secondo me era buono. Io ero appunto lì davanti a Toniato che poi lui l'ha toccato per mandare in porta Holger, quindi io credo che sia buono, ero di spalle quindi non potevo dirlo, ma comunque sapevo che Holger era accanto a me. Di conseguenza non, per me non lo era. Però gli episodi fanno parte di una partita, con gli episodi ci vinci, con gli episodi ci perdi. L'episodio di domenica, di mercoledì ci ha permesso di pareggiare la partita, quindi una partita è fatta di episodi e purtroppo c'è andato a sfavore. Come mai hai sbloccato così il Tato da farsi buttare fuori? Ma in realtà Tato lì ha protestato perché comunque era una potenziale azione dal gol su una ripartenza dove loro erano schierati male e noi eravamo ripartiti forte e questo gli ha dato un calcio da dietro e Tato ha solo chiesto il cartellino giusto da dargli all'avversario e l'arbitro poi non lo so cosa, sembra che veramente ogni domenica adesso loro ci va un episodio contro che cioè sembriamo noi cattivi e infatti siamo nella classifica del nostro girone come fra i più cattivi perché proprio munizioni più cartellini, però onestamente non riesco certe volte a comprendere come è possibile che comunque, sempre quando sono qua ci danno sempre delle situazioni contro, io non riesco proprio a capirlo. E comunque noi giochiamo la palla. Ma non è un alibi, l'arbitro non è un alibi sulla prestazione nostra di oggi. Però comunque ultimamente c'è sempre da protestare, sempre andare dietro l'arbitro perché c'è sempre qualcosa che non torna. Poi ci sta, ci ha dato il rigore, quindi possiamo di poco, però è vero anche che cioè ogni volta, ogni situazione di mezzo ce l'abbiamo sempre a sfavore. Sempre a sfavore. E siamo ripartiti, ti faccio l'ultima domanda. Adesso come si prepara dopo? Siete arrabbiatissimi, perché vi ho visto in faccia, siete arrabbiatissimi. Come si prepara questa settimana? Trasformare questa rabbia in lavoro e portarla da martedì fino a sabato e poi metterla in pratica domenica con una partita che sicuramente sarà importante sia per noi a livello di classifica, sia per uscire da questo momento che abbiamo fatto appunto due punti in tre partite. E sicuramente è una partita che anche per i tifosi è molto sentita, quindi dobbiamo dare dentro tutto di noi e andare a giocare da leoni veri. Grazie Matteo, ci vediamo.